Ma salve, studentelli artistici! Oggi viaggeremo in una notte stellata per raccontarvi tutta la vita di Vincent Van Gogh. Prima di iniziare, però, non dimenticatevi di spaccare questa campanellina e di iscrivervi. A inizio, noccioline! Vincent Wilhelm Van Gogh nasce a Zandert, in Olanda, il 30 marzo 1853. All'età di 16 anni, il giovane Vincentino inizia a lavorare all'AIA. Si fa un mazzo tanto, vuole fare una buona impressione e funziona perché nel 1873 viene trasferito nella filiale di Londra. Nella capitale inglese, Vincent soggiorna in una pensione e si innamora della figlia della proprietaria. Lui si dichiara, ma lei è già fidanzata. Vabbè, ma come dicono a Londra, there are a lot of fish in the sea, stay relax. E invece no, Vincent cade in depressione. Torna all'AIA, ma inizia a trascurare il suo lavoro. Viene licenziato il 1 aprile 1876. Nel 1876 e il 1880, Vincent ha una botta religiosa non indifferente. Inizia a professare i valori francescani e si spoglia di ogni bene materiale. Sono afflitto, ma sempre lieto. Se lo dici tu, bro! Vince si trasferisce a Bruxelles, dove impara a padroneggiare il disegno prospettico e anatomico. Un anno dopo decide di tornare a vivere dai genitori, dove vive un periodo di calma e serenità, ma non dura. Cornelia Adriana von Stricker arriva in città. Vincent se ne innamora. I genitori trovano tutto ciò vergognoso. Cornelia ha appena perso suo marito ed è una delle cugine di Vince. Lui se ne sbatte e le fa la proposta di matrimonio. Lei rifiuta. E lui, per dimostrare quanto c***o è serio, si brucia una mano davanti ai genitori di lei. Se lo dici tu, bro! Nel 1882, Vincent si invaghisce di una prostituta trentenne, alcolizzata e butterata dal vaiolo. Si mette i guanti, signor Vandalo! Lui la calza e si becca la gonorrea. Tutto bene. Van Gogh lascia il relitto umano e torna a vivere dai suoi genitori nel 1883. Vince è carichissimo e produce più di 200 quadri! Ma quanto è puttana la felicità! Infatti, sua madre si rompe una gamba, il parroco della città lo accusa di aver ingravidato una contadina, la compagna del momento cerca di avvelenarlo e suo padre muore a causa di un ictus. Scommetto non penserai mai più cose tipo «La mia vita fa schifo!» Nel 1885 si trasferisce ad Anversa. Frequenta la Scuola di Belle Arti. I suoi lavori sono una merda. Perché non si iscrive a un corso per 12 anni? Ma, amareggiato, si trasferisce a Parigi, dove passa del tempo con suo fratello Theo. Qui finalmente inizia a dipingere quadri più gioiosi, dove le gamme cromatiche sono più leggere e luminose. Nel 1888 si trasferisce ad Arles. Qui produce ancora più quadri. La sedia di Vincent, la terrazza del caffè la sera, notte stellata sul Rodano, la serie di girasoli e la rana affranta. Vince inizia a frequentare quel baffone di Paul Gauguin. A lui non piace la città di Arles. Ma quanto cazzo è brutta Arles. Spacchiamo qualche vetrina. Questo provoca degli screzi tra i due. Una sera, dopo un litigio, Vince prende un rasoio per radergli la vita, ma ci ripensa. Torna a casa, in preda alle allucinazioni, e si taglia il lobo dell'orecchio. Se lo tagli tu, bro! In seguito a questa crisi, Vince viene followato da ben 150 psichiatri. Ognuno, però, dà una diagnosi diversa. Vincent alterna periodi di lucidità a momenti di pura follia. Si fa ricoverare. In questo periodo, nonostante le allucinazioni frequenti, dipinge La notte stellata. Suo fratello Theo diventa padre. Van Gogh, terrorizzato dal possibile allontanamento del fratello, tenta di suicidarsi, scolandosi litri di colori velenosi. Dopo essere sopravvissuto, il personale del manicomio gli vieta di dipingere a olio e gli consiglia di usare il vomito. Mentre le sue opere iniziano a raccogliere i consensi del pubblico, Vincent esce dall'opprimente manicomio e si reca a Douvres, dal dottor Gachet, che si prende cura di lui. La sera del 27 luglio 1890, Vincent tenta di nuovo il suicidio, sparandosi allo stomaco. Gachet lo medica, Theo lo raggiunge. Il 28 luglio,
I due fratelli trascorrono l'intera giornata insieme. Vince inizia a soffocare e muore di lì a poco. Theo, in preda ai sensi di colpa per non aver aiutato abbastanza suo fratello, impazzisce e muore un anno dopo. Le loro spoglie sono sepolte nel cimitero di Auvers. Oh, che bello fare noccioline. Trovi sempre un nuovo modo per deprimerti. Alla prossima puntata, studentelli.